Ciao a tutti, buongiorno, buon mercoledì mattina. Mi è arrivata ieri sera sul tardi, cioè in realtà stanotte, la notizia pubblicata ieri sera da Fanpage e da altri quotidiani online di questo piccolo bambino, questo ragazzino di 7 anni, bambino di 7 anni che ha avuto un malore mentre giocava in piazza con gli amichetti. Come sempre io continuo questa mia battaglia di informazione, tra parentesi supportato ormai da quasi tutti i quotidiani online perché iniziano a parlarne tutti e per tutti la cosa è molto strana. Un bimbo di soli 7 anni, dice Fanpage, è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava nella piazza del comune di Castiglione d'Orcia. Il piccolo è morto in ospedale e nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita. L'articolo di Gabriella Mazzeo è molto molto diretto. Un bimbo di appena 7 anni dice è deceduto a Castiglione d'Orcia in provincia di Siena, parliamo di Siena, dopo aver avuto un malore mentre giocava in strada con gli altri coetanei. E ovviamente non è indicato se sia o meno sottomesso. La cosa è certa, però io guardando i dati, questo per chi non lo sapesse, il 40% circa dei bimbi di fascia 5-11 anni sono stati, questi sono dati della regione Toscana, dell'USL della regione Toscana, circa il 40% sono stati sottoposti a quello che immaginate. Secondo quanto ricostruito, il piccolo Ryan stava giocando serenamente in piazza, nella piazza del paese con altri bambini sotto l'occhio vigile dei familiari. Mentre si divertiva con gli amichetti, si è accasciato al suolo a causa di un malore. I genitori hanno allertato immediatamente i soccorsi che lo hanno portato all'ospedale Scott di Siena. Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico, qui il bimbo purtroppo è morto. E facciamo le condoglianze alla famiglia. E va avanti l'articolo che potrete leggere su Fanpage. Ci sono comunque dei post della squadra di calcio che si è unita ai familiari in questo cordoglio. Dice la squadra di calcio su Facebook: una tragedia immane ha scosso profondamente tutta la comunità di Castiglione d'Orcia a San Quirico. Ha perso la vita a soli 7 anni il fratellino del nostro Zaccaria, giocatore che ha realizzato il gol della vittoria contro l'Alberoro. E di fatto ne parlano e tutti sono stati colpiti con un dolore enorme da questa tragedia. Questa mattina la Corte Costituzionale si troverà adesso, fra esattamente un minuto, si troverà per decidere se obbligare o meno, se sia lecito obbligare o meno, se le cose che hanno fatto Draghi e Speranza siano lecite o non lecite. Spero che usino il cuore, spero che usino il cervello, spero che non chiudano gli occhi di fronte a tutta questa serie incredibile di malori improvvisi, che potrebbero sì non c'entrare nulla, ma potrebbero sì c'entrare. Il dubbio è lecito, le certezze non ce le danno e non ce le hanno mai date, anzi omettono i dati, molte volte omettono i dati oppure non vogliono che vengano fuori i dati reali. Io non ho mai sostenuto una tesi dicendo è così, ho sempre posto dei dubbi leciti da cittadino italiano, teoricamente democrazia, salvo prova contraria della Corte Costituzionale, che questa mattina potrebbe decidere di che non siamo più in democrazia, che i nostri articoli della Costituzione relativi alla libertà di scelta non valgono più niente. Io non starò zitto, continuerò a dare queste notizie perché è giusto dare informazione. Come però, per fortuna, iniziano a fare, anche se tardi, molti quotidiani online, molti giornali, molti siti autorevoli, molti siti conosciuti, tipo Fanpage, il più letto in Italia, che non perde tempo e pubblica queste notizie assolutamente quando arrivano. Mi dispiace per la famiglia, mi dispiace per la famiglia del piccolo Ryan, morto a 7 anni per infarto, per attacco cardiaco, per malore improvviso. C'è qualcosa che non funziona, amici. C'è qualcosa di strano. C'è chi dice il contrario, che è tutto normale, ma io non mi faccio prendere in giro. Non è, per me non è tutto normale, anzi. Ciao a tutti. Autopsia anche in questo caso e commissione d'inchiesta prima possibile. Buona giornata, vi chiederei di condividere, vi chiederei di commentare, è fondamentale perché cercano di nascondere queste notizie, cercano di far arrivare il meno possibile queste notizie, perché ovviamente hanno timore che qualcuno debba prima o poi pagare. Il dubbio è sempre lecito, il mio è un dubbio, nulla di più. Ciao a tutti.